Tornano al centro dello studio Gianluca Squotto e Roberta Di Padua? A Uomini e Donne, la coppia racconta le ultime novità della loro conoscenza che procede tra alti e bassi. È Roberta la prima a raccontare quanto accaduto tra loro, lui mi ha detto che era meglio se ci vedevano solo io e lui, senza incontrare altre persone, ma io non l'ho visto convinto e, per questo, non l'ho apprezzato tantissimo. Lui quando sta con me è una persona, quando non sta con me è totalmente un'altra. Poi Gianluca aggiunge, sicuramente dopo tutto quello che è successo dopo un mese e mezzo ho acquisito delle sicurezze in più sul nostro rapporto, anche in merito a delle reazioni che ho avuto io nei suoi confronti. Così ammette che, siamo arrivati a un punto che bisogna indagare per capire di più anche se non ho la sicurezza di voler stare con lei. In studio, però, le critiche non mancano. Gianluca e Roberta, le novità. Terzo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e Donne che questo pomeriggio concederà spazio a Gianluca Squotto e alla sua altalenante conoscenza con Roberta Di Padua. Maria De Filippi lancerà il video del loro confronto avuto in camerino al termine della precedente puntata durante la quale il cavaliere aveva subito i pesanti rimproveri della sua dama a causa delle accuse di Cristina. A sorpresa, il faccia a faccia con una adirata Roberta andrà a buon fine, la coppia riuscirà a trovare un punto di accordo, decidendo di non chiudere definitivamente il loro rapporto. Non solo, Gianluca e Roberta decideranno di uscire insieme e la loro esterna si svilupperà nel migliore dei modi. La coppia sembrerà essere davvero sulla buona strada per lasciare insieme il trono over, tanto che Gianluca si renderà protagonista di una clamorosa ammissione. Interrogato dalla dama riguardo il suo desiderio di continuare a frequentare anche altre persone, lui affermerà di voler lasciar perdere i nuovi incontri e la coppia ballerà insieme. La coppia lascia il programma? Dopo l'aspro confronto della precedente puntata di Uomini e Donne, nella quale Gianluca Squotto ha persino ricevuto una manata in faccia, il cavaliere e la dama Roberta Di Padua riusciranno questo pomeriggio a trovare un punto di accordo, decidendo di continuare a frequentarsi. A differenza di quanto accaduto in precedenza, si tratterà di un rapporto esclusivo in quanto lui si dirà disposto a smettere di frequentare anche altre donne. Tale decisione farà piacere a Roberta che nelle ultime settimane era stata costretta a fare i conti anche con altre uscite parallele di Gianluca, tanto che il suo comportamento l'aveva convinta ad incontrare Sebastiano per ripicca. Dalle parole del cavaliere, però, sembrerà essere giunto il momento di una presa di posizione importante, anche se per il momento i due protagonisti del trono over decideranno di restare all'interno del programma condotto da Maria De Filippi. La loro uscita insieme, però, potrebbe essere molto vicina. Un destino diverso da Giorgio Manetti? Fin dal suo ingresso nel trono over di Uomini e Donne, Gianluca Squotto è stato paragonato dai telespettatori di Uomini e Donne a Giorgio Manetti. Il suo fascino e i suoi modi gentili avevano indotto a pensare che avrebbe potuto diventare il nuovo Latin Lover del dating show di Canale 5. Personal trainer con la passione per la recitazione. Il cavaliere in passato aveva avuto un piccola parte nella soap Un posto al sole interpretando il ruolo di Luigi Apicella e si era presentato anche alle audizioni di Tussi Que Vales dove aveva presentato un monologo. Negli ultimi anni ha avuto delle parti anche in alcuni film oltre che in alcuni spettacoli teatrali di Napoli, la città in cui vive. Gianluca ha attirato l'interesse di molte dame del parterre di Uomini e Donne anche se la sua attenzione è ricaduta quasi subito su Roberta Di Padua,
con la quale presto potrebbe uscire dal programma. Sempre che non decisa di seguire le orme proprio del Manetti. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.